Ciao ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui insieme per andare a provare il Nazione del Bet. Cannone portati e raid, quindi un 140 proiettile mitro, quindi roba di mia competenza con cui mi trovo bene. E niente, sì, dicevo, Nazione del Bet, quali tra l'altro ne ho droppati due, soltanto uno percato veramente veramente male rispetto al PvP, quindi ecco, anche no, naturalmente sono sfortunato e quindi non vado a droppare quello che ho drollato. Comunque, allora, io l'ho droppato con telaio d'attivo, poi abbiamo le tre canne, questa che ci aumenta la maneggevolezza, questa che ci aumenta stabilità e riduce maneggevolezza rinculo, e rigurtura poligonale, che è quella che uso io, che aumenta la stabilità. Poi abbiamo i due caricatori, che è proiettili rifiniti, che aumenta gittata, e caricatore lega, che si ricarica più rapidamente quando il caricatore è vuoto, però la velocità di ricarica, vedremo, di questo cannone portatile è abbastanza alta, quindi lo vedo abbastanza inutile. Poi i due peculiari sono Momento Zen e Caricatore Assassino. Naturalmente non la migliore percatura che possa uscire, però ce ne accontenteremo. Inoltre è prodigio sulla gittata, quindi veramente quest'arma potrebbe arrivare ad avere una buona buona gittata. Eccoci qua, Scontro. siamo su scontro, quindi abbastanza buono. Non siamo in controllo. Poi la mappa è questa qua, Gola della Legione, mi sembra. Adesso non ho Sconfiggi i fatto tuoi caso. nemici. È Sì, tutto ciò che ecco, chiedo. Gola della Legione. Allora, io l'ho accompagnata, questo accompagnatore, scusate il gioco di parole, ma innanzitutto dirvi che l'arma è molto molto carina a livello di design. Infatti vedete, abbiamo, come tutte le armi del raid, abbiamo la classica, diciamo, mimetica, la classica verniciatura animata, ecco. Persone. È un po' particolare sotto l'aspetto del rinculo. Ok, da questa distanza fa 45, quindi la gittata non è che, cavolo, si preserva quanto, proprio tanto, però boh, quel che ci passa al convento, quindi vediamo di faccio passare. Naturalmente, per chi non lo sapesse, è un'arma votata al PvE, infatti la versione che si usa, ecco, è quella che drolla. Fa 93, adesso avevo caricato l'assassino attivo, quindi come un asso di picche con onore, ecco. Da qui veramente 16 arriviamo a fare in body, che è banale come danno. Quindi forse sarebbe anche più adatto accompagnarla a un'arma da long range, ecco. So, un cecchino, aia, qualcosa del genere. Non è malaccio con i cannoni portati. Certo che, essendo nello slot secondario, sicuramente un fiducia rende meglio, ecco. Dicevo, naturalmente un fiducia rende molto molto meglio, ha veramente un TTK che è molto molto più basso. Naturalmente 3 tappa, perché cannoni portatili di questo archetipo, ecco. In PvE è veramente veramente buona, soprattutto là, appunto, naturalmente la versione Godroll, la versione che ci regala Bungie Godroll, che poi non è ci regala. Dovrebbe essere Libellula e Fuorilegge, adesso non sono sicuro, però mi sembra sia Libellula e Outlaw, per l'appunto. Adesso siamo presi, un po' di gettito, cerchiamo di... Non mi avrai tu con il tuo stupido pompa. Scusate lo sfogo e aver sprecato la super così, però mi dà i nervi la gente pusha così col pompa. Il mirino è carino a livello di... Ok, qua tanto tanto arriva, non col danno totale, ecco, ma arriva. Quindi, diciamo, prodigiato con la gittata anche potrebbe essere un attimino più carina come arma, per l'appunto. La cosa più carina di quest'arma è il design. Poi non prende, non mi prende, non prende, raga, non prende. Da queste distanze non prende. Veramente faccio 18 di danno al corpo, non ci arriva. È un'arma corta, cioè è veramente un'arma da fight molto molto fusi, ecco. Ora, non dico che è malaccio come arma, ma non...
Andatela giù, non arriva, non arriva, non arriva proprio, non arriva, niente da fare. Bisogna tenersi in un fight bello corto, perché sennò per l'appunto non arriva, non arriva. Poi ecco, visto, in un fight così è anche carina come, cioè, ha il suo, diciamo, il suo. Poi un attimino se ci si allontana un attimo di più tralasciando le smirate è veramente pessima, ecco, Restano non 30 regge secondi. minimamente in confronto al Fiducia, che comunque la sua gittata ce l'ha, un asso di pick che naturalmente è il fanno portati più forte del gioco, ora come ora, o ad un qualsiasi altro cannone portati, perché ci arrivano loro con la gittata, capito? 10 Ci secondi. arrivano. Quest'arma purtroppo fa tanta tanta fatica. Bene, finita, adesso andiamo. Nuove sote di Forsaken così live, signori. Non so neanche che fa, adesso lo andiamo subito a vedere. Oddio, quanto sono gasato. Ah, quella. Nessun Aspetta, rimpianto. forse ho capito. Combattimento eccellente. Inutile! Ok, inutile. Signori, inutile, che sfiga. Vabbè, andiamo a vedere la seconda partita e. Boh, nulla. Della vita. Ok, siamo qua in desolazione, mi sembra, una mappa sia. E boh, niente, ho provato a mettere su un cecchino Il adesso, anche nemico a se volte ti sinceramente non so quanto possa. torturerà. Non la vedo utilizzabile da Il nessuna nemico ha parte se ottenuto non la in zona B. P2 per l'appunto. Doppietta. Perché fa veramente schifo a livello di. Abbiamo fatto una doppia, non me ne ero manco accorto. Adesso da un tratto ci arriva. Adesso intanto ha fatto 93 in testa con caricatore assassino attivo. Forse a parte del perk, non lo so sinceramente, ma. No, non credo il perk aumenti anche le prestazioni tipo la gittata dell'arma. Però in ogni caso ha fatto il che doveva fare. Adesso vediamo di capire se riesce a fare il suo dovere quest'arma. Tanto mi sembra che non entri di colpo. Sarà che l'altro. Guardate questo col Colonia. Mannaggia lui. Uff. Vedete ora? 59 da questa distanza, inaccettabile per un cannone portatile. 140 fare 59 da questa distanza. Ma non è accettabile, veramente. Per cui l'unica soluzione è portare. Guarda, guarda, guarda. Lasciando che non entra manco i colpi. Portare sul prodigio della gittata e sperare faccia miracoli come li fece per la Zona scarlatta. persa. Guarda quanto poco fa da una distanza così. Io non riesco a capire come possa a questa distanza fare 64 o in altri casi arrivare a fare Zona B 93 come prima conquistata. era pieno il Vantaggio è danno. vostra. Niente, non riesco a capire con quale criterio quest'arma fa danno. Faccia danno, cioè. Ecco, faccio fregare, no? Ma va quel paese! Qui seriamente non ve la consiglio. Zona Se C dovete usarla in persa. PV fatelo perché è molto molto carina, ma no, no, non regge, vabbè che dice se ne vuole con caricatore assassino attivo scioglie, però non può reggere nessun confronto con una possibile. Con un possibile fiducia, capito? C'è un possibile fiducia a Zona B quest'arma, persa. Controllano la tutte le zone. surclassa, Proteggetele. ecco. Mettete che era il martello. Allora. Scontatissimo che fosse il martello. Classicissimo duello da cecchini, tra cecchini. Uno col destro, uno col cecchino. Ora abbiamo caricato l'assassino, vediamo effettivamente, proviamo almeno. No, nemici, vi prego, se la gittata cambia come cambiata prima, niente, non ci è capitato l'avversario. Che prima si è trasformata in un'altra arma col cattiva. Ce l'ho cavata, ragazzi. Non aumentano i colpi. Questi colpi con la, come si chiama? L'asso di picche mi entrano Hai tutti. conquistato la zona Quando mi B. trovo con Vinci la quest'arma zona. non hanno la decenza di entrare, ecco. Mantenetelo.
Possiamo rifarci qualche kill usando la super almeno. Zona C persa. Doppietta. Doppietta. Che gioia di sta partita, la doppia con lo sbarramento di tristezza. Ripeto, in PvE è fantastica, in PvE la versione. La versione godrollata, la versione esotica, chiamata come volete, è fantastica. Grazie. Ma qui in PvP fa schifo come arma. Fa veramente pena, non si riesce a far entrare i colpi, non trova utilità, vedo una gittata che pare a quella di, non lo so. Per cui veramente non ve la sconsiglio, non è che non ve la consiglio, è proprio la sconsiglio, guarda, se dovete usare dei cannoni portatili, per favore evitate di usare questi che mi fanno anche male gli occhi. No, questo non mi è stato di pochissimo. Va bene. Per cui ragazzi, in PvP arma bocciatissima, in PvE veramente buona, proprio la nazione delle bestie, niente, una bestia di arma percata bene, in PvP no, gittata sulla carta buona, sul in game inesistente. Andiamo un secondo a fare un confronto con, anzi c'era un fiducia, sì, ecco qua, più gittata del fiducia non si sente, i colpi non entrano, non entra proprio, teoricamente è meno gittata adesso di picche, ma veramente ragazzi non si sente questa gittata in più che dicono ci sia. Per cui mi raccomando, ditemi la vostra, ditemi se ce l'avete bella rollata per il PvE, che mi invidio un sacco, e nulla. Noi ci vediamo domani come sempre con un nuovissimo video, mi raccomando passate ai social, come volte sono qui in descrizione, anche al nuovissimo bellissimo sito. Detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul, è la tua luce.